Quindi, semplice, step di Chagi. Ok? Pronti? Ciumbi? Via! Siamo in una palestra di Montagnano, comune di Monte San Savino, provincia di Arezzo. È da qui che parte la storia di Andrea Conti, giovane talento di Monte San Savino, classe 2002, che ha ottenuto recentemente la medaglia di bronzo ai Giochi Europei 2023 nella disciplina del Taekwondo, rappresentando l'Italia nella categoria 54 kg. È ancora incredulo, tutt'oggi, anche se sono passate quasi 2 settimane, aver conquistato questa medaglia è stato frutto di un duro lavoro costruito in questa palestra, grazie al maestro Antonino, a tutta la squadra e grazie ai miei genitori, grazie a tutti. Solo che ecco, avere questo peso al collo è abbastanza importante. Un percorso che Andrea inizia all'età di soli 4 anni. Grazie a mio fratello, che è 5 anni più grande di me, quindi diciamo la strada è stata spianata. In famiglia già si respirava l'ambiente di questo sport, quindi per me è stato molto facile. All'età di 4 anni mi sono ritrovato in una palestra di arti marziali, come si può dire, vedevo questi calci volanti, quindi ero attratto dai ninja, da tutte le cose che potevano essere i cartoni. E quindi è stata una passione subito, un colpo di fulmine. Questo sport è stata la mia vita, quindi dopo 20 anni posso dire che rifarei tutto quel che ho fatto, rinuncerei a tutto quello che ho rinunciato piuttosto di riprendere questa medaglia e magari altrettante medaglie in futuro. Si sta sviluppando questo sport anche in un territorio come quello della provincia di Arezzo? Sì, noi siamo presenti a Montagnano, quindi nel comune di Monte San Savino, e a Castiglion Fiorentino, ma mi piace citare anche le altre associazioni. Stiamo facendo un grande lavoro. Ad Arezzo c'è il Centro Taekwondo Arezzo del maestro Andrea Riscigno, a Civitella il Taekwon Club del maestro Gennaro Patrone, anche a Monte San Savino c'è un'altra associazione sportiva della maestra Marta Barletta. Quindi tutti noi facciamo parte della Federazione Olimpica e diciamo, il nostro intento è quello di far conoscere il più possibile questo sport. Nel futuro c'è il sogno delle Olimpiadi. A settembre inizieranno le competizioni e quindi dobbiamo vedere bene il programma di competizioni. Ci sono diverse gare che si terranno in Polonia, alcune in Slovenia, quindi dobbiamo vedere anche per il punteggio del ranking mondiale. E per cercare di scalare il più possibile, cercare di arrivare tra i primi 32 al mondo nella categoria olimpica, che è quella sopra la mia. Io attualmente faccio la 54 kg, la categoria olimpica è la 58 kg. E quindi devo cercare di arrivare più in alto possibile nella categoria sopra la mia per rientrare a fare i Grand Prix, che sono le gare che possono accedere solo i primi 32 del mondo, e poi queste gare qua ti potranno dare l'accesso eventualmente alle Olimpiadi, quindi sognare, esatto, il sogno sono i 5 cerchi. La pagina Instagram, se no ve lo posso mandare.